il simbolo della tradizione, una sicurezza, un punto di riferimento, e per il resto del mondo è un personaggio importante come sono altri personaggi politici, sociali e così via, di cultura. Adesso Carlo III ha un nome che per chi ha studiato la storia inglese non è un nome, ecco, i Carli hanno sempre avuto una storia un po' così. Vedremo, non tutti hanno stima di lui come re, come capo di Stato, diciamo, però insomma lui è un uomo di cultura. Molto dispiaciuta, sono molto dispiaciuta perché la regina era una persona squisita e veramente i sentimenti di questa mattina sono di grande dispiacere, di grande dispiacere. Carlo, io mi auguro che sia in grado di continuare con lo stile della madre. Carlo, verso Carlo forse non ho tutte le simpatie che avevo nei confronti della regina, però auguro anche a lui di riuscire a portare avanti, appunto con lo stile della regina Elisabetta, quello che la monarchia riesce a fare ancora in Inghilterra. Lei mi ricorda la mia mamma, perché portava, come portava mia mamma, i guantini. Quindi io, vedendo lei con i suoi guantini, ricordavo la mia mamma che ho perso ormai 15-16 anni fa. E quindi lei mi ha aiutato a farmela sentire un po' più vicino in tutti questi anni che di mancanza. Hearing the stories, looking at the pictures throughout the year.